Edoardo Affini della Seg Racing Academy vince il cronoprologo, la prima tappa di questo Giro d'Italia Under 23 è nel 2018, 4 km e 400 metri in meno di 5 minuti, una agguerrita concorrenza, 157 erano i concorrenti alla partenza, ha meritato qualche secondo per l'ufficialità, ci spiega lui stesso perché poi la vittoria, la prima in 2 anni in questa categoria, complimenti a lui. La prima vittoria in 2 anni, sono felicissimo, la prima vittoria a questo livello. E veramente sono al settimo cielo, poi vincendola un po' così, no? Ho mantenuto un po' sulle spine, secondo, però forse c'è stato un problema, magari sei primo, adesso c'è l'ufficialità, sono felicissimo. Colui che sarebbe arrivato prima non avrebbe però rispettato gli orari di partenza, da qui la giusta penalizzazione. Sì, questo non toglie niente al tuo successo. No, io la prima cosa che ho detto quando mi è arrivata questa voce, ho detto: Se voglio una vittoria onesta, se è giusto che la vittoria sia mia, sono felicissimo, ma dovevano verificare perché non volevo che ci fossero problemi, cosa. Quindi se la meritava lui, sarei stato felice di essere stato battuto, perché io ho dato il massimo, non potevo dare di più, quindi così sono felicissimo.